Sono pronta per presentarvi quindi i due esercizi che andremo a mettere insieme. Ho preparato in realtà tre set giganti, quindi saranno almeno tre combinazioni differenti. La prima, un affondo, dove utilizzeremo però il bilanciere per abbinarvi come secondo esercizio per l'altro distretto gli arti superiori. Io partirei però appunto dagli arti superiori e inizierei quindi ad insegnare una serie di 6 ripetizioni di trazioni al mento. Andiamo quindi a ricercare il balance del nostro bilanciere e cominciamo a creare le 6 ripetizioni di trazioni al mento. 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto stabilizziamo il bilanciere e andiamo a fare 6 affondi alternati. 1 e chiaramente adegueremo la posizione del bilanciere. La e 2, la e 3 e 4 e 5 e 6. Ci fermiamo nella posizione di isometria per il secondo esercizio e andiamo eventualmente subito ad abbinare l'altro in modo da fare 4 peak contraction nella fase concentrica e e ancora. Si chiama 4-1-6, quindi dobbiamo arrivare a 6 ripetizioni. Questa è la quarta, le ultime due. Su e una, due, tre, 4, giù, l'ultimissima, e su, lascio andare, cambio la gamba perché l'isometria aspetta chiaramente al secondo esercizio sull'altro lato e andremo a cambiare la tecnica. Andiamo in affondo, stabilizziamo l'isometria, andiamo a trazionare al mento. Cerchiamo la metà del nostro movimento, del raggio di movimento della trazione al mento e andiamo a fare eccentrico, concentrico, metà. Tecnica da metà. Giù, su, metà. Giù, su, metà. Ancora due. Giù, su, metà. Gli ultimi. Giù, su, metà. L'ultima, giù, su, metà, salgo, lascio andare e quindi eseguo l'arto inferiore con una tecnica, quindi lascio gli arti superiori in scarico e vado a fare una tecnica per l'arto inferiore. Da qui applico la stessa da metà, quindi cerco la mia metà e faccio completo, completo concentrico, metà. Eccentrico, su, metà, eccentrico, su, metà, eccentrico, su, metà, eccentrico, su, metà, eccentrico, su, stop, cambio lato. E il prossimo lo faccio mantenendo in isometria esattamente l'arto superiore nella posizione della massima trazione al mento. E intanto faccio il mio da metà. Eccentrico, concentrico, metà. Eccentrico, concentrico, metà. Giù, su, metà. Giù, su, metà. Giù, su, metà, giù, su, l'ultimo, giù, su, metà, scarico e termino dinamicamente con il mio zigzag con quello che era il mio secondo esercizio, quello degli arti inferiori. Alterno.
finisco con le trazioni al mento. E stop. Appoggio. E qui termina il mio circuito. Naturalmente, per ogni combinazione potreste decidere di ripetere il circuito più volte e creare un recupero alla fine di questa sequenza, oppure creare un circuito continuo zigzag, come nel mio caso, e proseguire con un altro esempio di abbinamento. Quindi il prossimo, con i manubri, sarà un sumo e quindi eseguiremo esattamente la stessa soluzione di prima. L'esercizio per gli arti superiori, numero 1, sarà le distensioni sopra la testa, spinte sopra la testa. Quindi vado 6, 5, 4, prendo l'aria giù, l'ultimo, perfetto, mantengo in scarico, posso andare completamente giù e faccio il mio sumo. L'ultimo. Stabilizzo il sumo, preparo le distensioni con la prima tecnica, più o meno da metà. Giù, su, metà, giù, su, metà, giù, su, metà, giù, su, metà, ancora, giù, su, metà, l'ultimo, giù, su, metà. Lascio andare, mantengo l'isometria qui e posso fare il sumo squat con 4 peak contraction. 1, 2, 3, 4. Qui farò una 4-1-3, data la forte resistenza degli arti inferiori. Seconda ripetizione. 2, 3, 4. Terza. 1, 2, 3, 4. Dopo aver mantenuto l'isometria a metà, lascio andare e riprendo esattamente gli arti inferiori e poi gli arti superiori da soli. E termino su. Gli ultimi due, l'ultimo. Questa serie, come avete visto, ha fatto una scelta più ridotta, data l'alta sinergia e soprattutto la forte componente destabilizzante di avere gli arti in overhead. Quindi, essendo altamente intensa, ho fatto la scelta di lasciare in isometria gli arti inferiori e applicare la tecnica per gli arti superiori e poi lasciare in isometria l'arto superiore e lavorare con un specifico lavoro degli arti inferiori per poi tornare ai primi due esercizi come all'inizio, eseguiti da soli in modo dinamico. L'ultima combinazione è uno squat con i piedi più paralleli, un'apertura quindi non eccessiva, naturalmente con una naturale convergenza dei piedi in extra rotazione, abbinati a delle estensioni della spalla per il deltoide posteriore. Pronti? Facciamo prima lo squat. E questa volta quindi come secondo esercizio avrò gli arti superiori rispetto alle prime due combinazioni di prima. Mi posiziono, spingo, uno, due,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascio andare, salgo, faccio il mio squat, lo posiziono in isometria e vado a fare la mia tecnica da qui, prima per gli arti inferiori, che sfrutta proprio l'isometria, che è da metà. Cerco la mia metà e poi faccio giù, su, metà e arricchisco ulteriormente la metà facendo un affondo destabilizzante. Ritorno a metà e vado giù, su, metà, l'altro arto, alla metà, ritorno e eccentrico, concentrico, metà, dietro, torno, da qui mantengo, scusate, eccentrico, concentrico, metà, l'altro arto e gli ultimi due, giù, su, metà, affondo, ritorno e l'ultima, giù, su, metà, affondo, ritorno, scarico la tensione, mi riposiziono nella metà, quindi un forte lavoro di resistenza per gli arti superiori, inferiori, scusate, e vado agli arti superiori, dove farò semplicemente un isometric non stop. Da qui torno in massima contrazione isometrica. Salgo, scarico, ho iniziato dagli squat e quindi eseguo solo dinamico negli arti superiori. E da qui solo squat. Gli ultimi 3, 2, 1. Bene. E in questa ultima soluzione vi ho dato un esempio ancora ridotto in numeri di scelte, ma starà a voi, in base al sovraccarico e alla scelta degli abbinamenti, di generare più o meno carico. Con questo quindi si conclude il nostro zigzag circuit, in cui il consiglio è 6 ripetizioni per esercizio in una soluzione di 3 abbinamenti, lavorare l'intera sequenza e poi fare 2 minuti di recupero fino a un massimo di 3 cicli, quindi altre 2 ripetizioni del circuito zigzag. Spero vi siate divertiti, spero di avervi dato nuove informazioni, nuovi input e soprattutto di aver stimolato la vostra creatività. Buon lavoro a tutti, grazie per l'ascolto e per l'attenzione. Alla prossima!